Hotel Parco dei Principi, si sta svolgendo il Consiglio Nazionale di Forza Italia ed è il giorno in cui Antonio Tajani verrà nominato ufficialmente come il nuovo presidente del partito fondato da Silvio Berlusconi, scomparso poco più di un mese fa. Sarà sì il giorno del ricordo, come dicevo, ma sarà soprattutto il giorno in cui Forza Italia avrà formalmente una nuova guida e tutti coloro che sono arrivati in questi minuti all'interno del Parco dei Principi, dal ministro Pichetto Fratin, al ministro Zangrillo, alla ministra Bernini, al coordinatore romano di Forza Italia Maurizio Gasparri, al sottosegretario alla giustizia Sisto, insomma tutti tendono a sottolineare come questo non sia soltanto un punto di arrivo ma soprattutto un punto di partenza. Bisogna andare avanti nel solco disegnato da Silvio Berlusconi, ma bisogna tornare ad essere credibili anche nelle urne con i prossimi appuntamenti elettorali. Si guarda già ovviamente all'appuntamento delle europee nel 2024 e si attendono soprattutto nuovi arrivi. Verranno oggi già ufficializzati, su questo non si sono sbottonati. Oggi è un momento dove si mischiano emozioni diverse, c'è tristezza perché manca il nostro grande leader, ma c'è anche grande determinazione perché siamo consapevoli che l'eredità politica che ci ha lasciato Silvio Berlusconi è un'eredità importante. Siamo al governo del Paese, il Forza Italia ha un ruolo centrale nella coalizione di governo, siamo una componente influente del Partito Popolare Europeo e quindi diciamo che con la scomparsa di Silvio Berlusconi l'impegno del movimento politico di Forza Italia è quello di portare avanti il berlusconismo. Noi dobbiamo essere consapevoli del fatto che i cittadini da noi si aspettano quello che Berlusconi ci ha insegnato, cioè far accadere le cose. La politica significa far accadere le cose, quindi dobbiamo fare un passo indietro rispetto alle ambizioni individuali e concentrarci su quello che i cittadini si aspettano da noi. I cittadini da noi si aspettano la capacità di esprimere delle risposte alle loro aspettative. Quindi i prossimi mesi saranno dei mesi importanti per il nostro movimento politico perché dovremo dimostrare di essere capaci di fare quello che Silvio Berlusconi ci ha insegnato. Quindi oggi si avvia un nuovo percorso. Fino a ieri avevamo la disponibilità di un grande leader che ci levava le castagne dal fuoco, adesso dobbiamo dimostrare di essere capaci di stare insieme. Io sono assolutamente ottimista, abbiamo una classe dirigente all'altezza della situazione e la giornata di oggi è il momento per guardarci negli occhi e ricordare a ciascuno di noi che quello che dobbiamo realizzare è più importante delle aspirazioni individuali di ciascuno. Come si può cambiare Forza Italia? Onorevole, buongiorno. 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 Con la borsa. Aspetti un attimo, la faccio bene. Camminando. Facciamo posto? Buongiorno. Tutto bene? Ciao, buongiorno. Buongiorno, tutto a posto? Buongiorno. Va, lo sapete? È un esito scontato questa mattina, insomma, è il giorno ufficiale. Sì, oggi il partito sicuramente è unito, però oggi è il punto di partenza. Oggi iniziamo a riscrivere una storia diversa rispetto a quella che abbiamo avuto per tanti anni. Di Berlusconi ne esce uno ogni 1000 anni, oggi un percorso che inizia su presupposti diversi, essere inclusivi e soprattutto non accontentarsi, diciamo, dello status quo, di proseguire su un solco già tracciato. Berlusconi ci ha insegnato a osare, a innovare. Noi dovremmo avere la capacità di stare insieme per convinzione, non per convenienza. Noi dovremmo includere le forze migliori. Noi dovremmo avere sempre quell'idea che il presidente Berlusconi ci ha insegnato, che la politica è un servizio, bisogna sempre innovarla, bisogna sempre avere il coraggio di pensare a qualcosa di nuovo e vogliamo entusiasmare di nuovo il nostro elettorato e tutti gli italiani. Grazie.